Diamo un'occhiata da quest'altra parte. Aiuto, c'ho il ciccio attaccato al culo. Dove vado, dove vado, dove vado? Aspetta. Ragno, guarda che bella trappa. Oh mio Dio, sono un genio. Sta arrivando il tizio? No, aspetta. Mi sa di... Ah, di sì. Porca miseria, super uber arrabbiato. Salve a tutti, io sono DronGamer e benvenuti su Rat Cage. Signori, ho visto che questi horror brevi che finiscono in una mezz'oretta o anche meno a volte, di solito vi attirano molto. E siccome mi avete chiesto per l'appunto di fare magari qualche video più breve, eccoci qua con Rat Cage. Un gioco che si ispira molto a Little Nightmares, solo che invece di essere una tenera docile bambina o bambino, in questo caso saremo un topolino, chi l'avrebbe mai detto visto che il gioco si chiama letteralmente Gabbia per Topi, che si ritroverà all'interno di un laboratorio dove conducono esperimenti scientifici malvagi con gli animali e dovremo quindi sfuggire a trappole, un tizio che ci vuole ovviamente catturare, animali mutati geneticamente, chi più ne ha più ne metta. Insomma, una giornata tranquilla tranquilla. Ok, le nostre avventure iniziano nel gelido inverno, a quanto pare. Da dove sono emerso, buon salve? Ok, ed ecco qua il nostro protagonista, l'amichevole Topo Gigio di laboratorio. Mi aspettavo di trovarmi all'interno di un laboratorio, o forse ci devo essere arrivato cercando di rifugiarmi dal freddo. Ah, ma è 2.5D, quindi posso muovermi anche avanti e indietro. La telecamera credo sia... No, non è neanche troppo fissa. Il problema è che durante la fuga molto probabilmente non avrò tempo di muoverla più di tanto. Ed eccoci arrivati, da quel capito posso anche afferrare gli oggetti, ma non è che so. Aiuto, il topo più forte che si sia mai visto. Ma cosa ha sulla coda? Lo vedete? C'è tipo un anellino strano sulla coda? Ok, abbastanza bizzarro. Ed ecco che siamo entrati. Aia! Vedo un tizio armato di ascia. Cosa potrebbe mai andare storto? Gioco non mi laggare che mi cacco già parecchio di mio. Oi! Ok, chi è che ha le luci nei tubi? Ma che gli umani ogni tanto sono strani. Ah, mi posso anche afferrare ad alcune superfici verticali. Gioco non mi stai spiegando più di tanto, eh? Ah, c'era un ragno! C'era un grande e grosso e schifoso ragno. Ma che cocchio. Ed eccoci arrivati. Oh, ma che bella location. Beh, scusate, ma chi è che tiene il vino dentro le gabbie? Come funziona sta cosa? Ma mi posso tipo afferrare alla maniglia? E vabbè, ma chi è sotto? Buongiorno, signore. C'è un tipo dal culo molto grande là in fondo. Ciccio, scendi. Salve. Non penso ci stia dando la caccia. Non sa che siamo entrati per adesso. Da quello che ho capito ci dovrebbero essere anche dei collezionabili che dobbiamo recuperare. Il gioco a due finali e... Ah, ok, devo trovare un modo per arrivare lassù. Beh, l'atmosfera è molto legit. Aspetta, 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 dimmi che posso... vabbè, sono davvero il topo più forte dell'universo? Perfetto, olle, e vai. Minchia, oh. Cioè, già i gatti possono fare queste cose. E io avevo il cane che mi apriva le porte in questo modo. Ma il topo mi mancava. Orcaccia la miseria, tua nonna in carriola. Ci ho quasi lasciato, non le penne, ma insomma la coda, le zampe. Oh, ho notato adesso che c'è un'accetta grande, grossa e pericolosa. Cosa c'è qui? Ah, la morte! Perfetto, sono esploso in una sorta di poltiglia. Sta per ricapitare l'incidente. Dite che mi riesco a far colpire, così per cura... Sono vivo! Sono vivo! Ok, sono immortale ma non per molto. La posso portare via? Ma cosa c'è lì dentro? Vedo della poltiglia. Ma non so neanche creature. Cosa voi avete fatto a sti poveri animali? No, no, non sono un topolino. Non mi vedi più. Poi ha funzionato. Oddio, mi sta venendo a prendere, vero? Adesso c'ho un po' di paura. Allora, vediamo un po'. Sembra tipo un seminterrato. Che poi è sto posto? Allora, possiamo passare da sopra. Non penso di poter sprintare. No, ho provato tutti i tasti e non succede nulla. Ah, mi posso appendere al tubo, giusto, e rientrare nei condotti. A parte che questi condotti hanno visto giorni migliori, non per dire. E olè! Poi siamo, sembra una sorta di magazzino. C'è una scatola lassù, ma non posso raggiungerla. Ah, io deboline intelligente. Ottimo, aspetta che non volo di sotto. Vai, oh, se metto la scatola sugli interruttori, peraltro, rimangono premuti. Presumo, siccome sono un topo molto, molto furbo, di doverla utilizzare per... Ah, ok, anche così va bene. Perfetto, perché si è abbassata la piattaformina. E, ah, ok, c'era il tubo da quest'altro lato. Ok, per adesso procede tutto bene, ma sono i primi minuti di gioco. Ok, dove stiamo? Devo ricordarmi che questo è un gioco 2.5D e pertanto dobbiamo muoverci anche avanti e indietro, non solo destra e sinistra. Mio Dio, se volo di... Volevo dare un'occhiata di sotto, ma vediamo un po'. No, la telecamera non mi permette di vedere molto. Non mi pare che abbiano messo nulla. Olè!
Per adesso non fate passare il ragno all'improvviso. Bravi ragazzuoli, aspetta. Ok, ora muoviamoci verso... Direi verso la morte, porco cane. Telecamera ingannevole. Allora, non ho neanche trovato un collezionabile. Diamo un'occhiata da quest'altra parte. Allora, sta cosa non mi piace proprio per niente. Chi è che mette le trappole per topi sopra i condotti di aerazione? Mi sa che da queste parti hanno un serio problema di infestazione dei topi. Riesco a buttargli là di sotto, che magari se la pigliano su un piede gli fa... Aspetta, aspetta, passa piano, passa piano. Però non posso prendere il formaggio, posso afferrare... Sì, la posso afferrare. Se disgraziatamente scivolo in avanti mi gioco la testa, vai, vai. Olè, scherzone. Questo meritava un achievement separato. Vediamo un po'. Oh, oh, ma buongiornissimo. Olè. Sono diventato più forte adesso, nulla mi può fermare. Quelli sono i collezionabili che, come ho detto, influenzeranno sicuramente il finale. Allora, aspetta che non... Devo andare di qui? Però la telecamera è proprio una M. Ok, provo a saltare qui. Per un secondo davvero ho temuto il peggio. Ok, cerca di stare all'interno. Occhio. Aspetta, questo mi ci posso appendere? Sì. E ritorniamo dentro il controsoffitto. No, non ci casco due volte. Perché c'è una scatola qui? Ok, per adesso lasciamola sta. Oh, ho la vaga impressione che lì ci sia scritto mele per i topolini che sono stati bravi. Aspetta che me la mangio anch'io. Gnammete, avevo proprio voglia di una mela. Ah no, c'era scritto veleno per topi. Molto gentili gli umani che mi hanno addirittura lasciato il cartello. Ok, non mangiare nulla da queste parti. Sembra che io sia un topolino più furbo degli altri. Il ray tracing. No, non è vero, mai nella vita, ma ci siamo capiti. Ok. Oh, ok, anche queste presumo di non doverle mangiare. Allora, c'è una catena. Afferrala. Non mi dire che lo posso fare. Abbiamo la conoscenza e... Whee! Ottimo. Aspetta, 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 che non mi blocco in culolandia come mio solito. Quanto è grosso quel coso, che schifo. Beh, un marone, questo laboratorio è molto verde. Dite che sta mela si può... No, ho visto dopo che c'è il topo sullo sfondo. Ma che cavolo. Ok, nuova regola, mangiamo solo il formaggio grande più grande. E il resto... Ah, che è stato? Era un ragno? Ho visto un ragno gigantesco, una mia impressione. I ragni ammazzano i topi. Beh, forse i ragni geneticamente modificati. Allora, aspetta. Che schifo. Che schifo, stammi lontano. Scusate. Come funziona? Pensavo che mi avrebbe seguito. A quanto pare da queste parti i topi saltano e aprono le porte. Ma i ragni si sono dimenticati che possono salire sulle superfici. Beh, questa dovrebbe essere a posto. Dai, avanti, non possono averla avvelenata. No, no, è tutto avvelenato. Aspetta. Ho visto un particolare del nostro amico roditore. Ho una sorta di taglio sulla testa e mi manca anche un pezzo d'orecchio. Ah, aspetta, ma ho un'etichetta sull'orecchio. Vuoi vedere che anch'io faccio parte degli esperimenti del laboratorio? Ok, facciamo attenzione che non... Ah, chi è stato? M'hai fatto cagare in mano, razza di idiota. Cugino Franco, come va? Mi mangio il cugino Franco? No, 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 ok, evitiamo di rompergli le balle. Cugino Franco, vieni che fuggiamo assieme. Bisogna saltare così, ce la fai? Cugino Franco non era molto bravo a saltare. Beh, cavolacci tuoi. Non è che sono qua a salvare tutti i cugini Franco del circondario. Ok, non mi pare di aver visto del formaggio là sopra. Un marone. Ok. Aha. Ok, c'è un ragno che pattuglia. Quindi vediamo di scendere. Salta. Perfetto, perfetto. Aspetta. Ah, posso mettermi qua sopra? No, i ragni da queste parti non hanno molta voglia di salire sopra le superfici. Oh, meglio per me, non mi lamento. Ok, salta di qui. Qui dovremmo essere sicuro? Penso di sì, sicuramente c'era... Ah, un altro ragno qua! Che schiferrimo! Smettila di seguirmi! C'ho i ragni che mi stalkerano! Porca la miseria, aspetta, vai e olè! Ah, vabbè, ragazzi, inarrestabile piccolo topo Gigio! Occhio! Poi i topi sono tipo immortali, cadono anche ad altezze assurde. Minchia, mi ricorda quella volta che sono entrati i topi in casa dei miei genitori, che voglio dire vivono in campagna, quindi vuol dire è anche comprensibile, no? Magari qua non c'è nessuno che prova a sbranarmi la faccia, anche se la luce non è molto raccomandabile in effetti. Diciamo che topolino numero uno è durato poco perché si è magnato i cavi della lavatrice e quindi si è preso la 220. Oh porca la miseria, oh porca la miseria. Ok, ok, mi nascondo, mi nascondo, mi nascondo, mi nascondo sotto il tavolo. Ok, dimmi che sono sicuro. Lo prendo come un no. Vabbè, il tizio si è compenetrato col tavolo, non vale. Ok, topolino numero 2, l'abbiamo ributtato fuori. Poi il cane, sottolineo, ha avuto la bella idea di riportare dentro il topo. Oh oh, oh oh. Sì, ma ciccio, devi accelerare un attimino. Aiuto, aiuto, c'ho il ciccio attaccato al culo. Dove vado, dove vado, dove vado? Aspetta, ok. No, 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 no. Ci ho provato.
per un secondo mi sono caccato. Posso tornare indietro? Dite che è ancora lì? Vediamo un po'. Signore? È ancora lì? No, sembra tutto molto più sicuro. Magari c'era qualcosa. C'è un disegno di un cane? Fuffi! Beh, non mi stupirei se scoprissimo che hanno fatto gli esperimenti. Pure con creature un po' più grandi. Ok, ci sarà sicuramente del formaggio nascosto. Ma, amen, non importa. Olle, un marrone. Sembra una sorta boinket, eh? Di salottino. Peraltro ogni volta che mi muovo troppo rapidamente l'immagine si sminchia un attimino. Sembra tipo una sorta di trip allucinogeno. Questo è un pallone sporco di sangue? Mi pare la cosa più normale della vita. Ok, come dicevo hanno fatto esperimenti, probabilmente anche con altri animali. Perfetto, oddio, devo andare dall'altra parte. Whee! No, no, no. Per un secondo ho temuto il peggio. Salve, un interruttore. Oh, chi è che ha messo un interruttore qua sopra? Perfetto, c'è un ponticello con interruttore numero 2. Oh, questo topo è anche troppo intelligente. Oh mio Dio, abbiamo rischiato tantissimo. Intelligente. Ah, beh, era un buco. Ah, c'è anche il ragno. Bastardo. Volevo dare un'occhiata per trovare del formaggio. Tanto va il topo al formaggio che ci lascia lo zampino. C'era anche il famoso detto. Allora, questa volta facciamoci i cavolacci nostri. Lasciamo stare il formaggio. Accendiamo l'interruttore. E... beh, controllo. Ok, posso tipo passare qua sopra? Mi sa che magari era anche la direzione corretta. Ah, c'è del formaggio. Però c'ho lo sto... Dite che il ragno riesco a mandarlo sulla trappola. Aspetta un secondo. Mi sembra tipo l'ideozza della vita. Vediamo un po'. Vediamo un po' se ce la faccio. Ragno! Ragno, guarda che bella trappola. Oh mio Dio, sono un genio. Sono il topo più geniale che si sia mai visto sulla faccia della terra. Mi sono mangiato un altro pezzo di formaggio. Perfetto, allora, questo l'abbiamo attivato. Sai che dobbiamo... No. Ritornare verso l'alto. Una ruota per cricetti. Ah, funziona in questo modo? Va bene, quindi poi devo uscire. Oh, ok, ritorna giù, quindi facciamo molta attenzione. C'è una piattaformina su cui non sono minimamente saltato per problemi di profondità, ma vabbè, dettagli. Ok, possiamo anche passare da qui. Sicuramente ci sarà, un meccanismo, olè, da attivare. I controlli di questo gioco sono realizzati proprio da professionisti. Per fortuna che in questi giochi non c'è il death count, ovvero il conteggio delle morti in alto, perché ti salirebbe il porco supremo. Ecco qua, allora, un secondo. Più o meno qui, diciamo. Oh, no, davvero la profondità in sto gioco è buggata male, che voi non ci avete idea. È una mia impressione o sembra che io faccia parte di una sorta di esperimento per davvero? Caccia la miseriaccia. Ok, aspetta, controllo che non ci sia formaggio nascosto in culolandia. Perché onestamente chi metterebbe interruttori nelle pareti? E questo sembrava tipo un esperimento che tu faresti per un topo per vedere se riesci a portarlo a termine. Ok, aspetta, dai, anche questo, chiaramente. Aspetta, vedo del formaggio. Beh, questo dovrei poterlo mangiare in tutta tranquillità. E olle. Onestamente, più che i topi, ho avuto problemi coi cani per quanto riguarda il formaggio. Negli anni 90 la mia famiglia aveva un pincher nano che si è portato via una gigantesca forma di formaggio, ma intendo proprio uber grande. Oh, sono io per miracolo che voi non ci avete idea. Oddio, per fortuna che sono rimasto più o meno al centro. Dove sono finito? Oh, madò, inquietantissima sta cosa. C'è un'altra di quelle routine, ma non fa nulla. Perché c'è la cosa di un cane qui? Sta zona è tanto, 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 aiutatemi a dire, tanto inquietante. Non che quello che abbiamo visto fino adesso sia carino, puccioso e coccoloso. Ah, ok, abbiamo probabilmente attivato la ruota. Oh, ho capito, è un percorso a tempo. Infatti ora la ruota è accesa, no? Ci devi tipo andare dentro. No, più dentro. Dobbiamo ovviamente sollevare tutta la porta. Ancora non è... Ah, ok, ora è in cima. Corri, veloce. Ok, non bloccarti su nulla. Vai. Giusto. Pensavo di avere più tempo. Allora, abbiamo numerosi interruttori. Eh sì, però non è che posso far molto. Vediamo un po' se c'è una scatola da qualche parte. Mi è tirata una laggata di proporzioni bibliche. Ok, la scatola c'è. Fatemi fare giusto una prova. Spostala qui. Perché ci sono dei tavoli. E quando ci... Dai, sono chiaramente dei tavoli con del formaggio. No! Per un secondo pensavo di aver avuto l'idea geniale dell'anno. Ok, non bugghiamo la scatola in giro. Ok, dobbiamo capire quali interruttori attivare. Oh, se la muovi troppo vicina alla parete. Aspetta, la muovo da questa parte. Afferrala da questo lato.
Non riesco a trascinarla. Non so perché, non riesco più a trascinarla. Va. Ok. Probabilmente perché c'era l'interruttore. Oh mio Dio. Ok, mettilo qui sopra. Perfetto, perfetto. Vai così. E abbiamo scatola numero DOS. Che abbassa quest'altra piattaforma. Ok, c'è un'altra piattaforma anche qua sopra. E una da questo lato. Allora, se dovessi ipotizzare, spostiamo scatola 1 da questa parte. Ora, così facendo dovrei poter forse... Ok, mi piace quello che vedo. Aha. Attivare l'interruttore. Olè. Niente formaggio neanche qui sopra. Ritorniamo di sotto e dobbiamo probabilmente spostare questa da questa parte. Perfetto. E la scatola numero 1 invece di qua. Così facendo creiamo una sorta di scala per andare da quest'altra parte. Oh mio Dio. No, aspetta. Che c'è sempre il problema della profondità. Oh, molto, molto bene. Vai. Perfetto, perfetto. Voglio avere un checkpoint. Voglio avere un miliardo di checkpoint. Ok, non ci sono ragni. Ah, no, aspetta, c'è qui. Sì, sono accadute cose. Ringraziamo i videogiochi programmati bene. Oh, marone, dove... Dove stiamo? Sembra la lettiera di un gatto, no? Cos'è? La cuccia di un cane, non lo so nemmeno io. Ok, noi là sotto non possiamo andare. Mi sa che dobbiamo andare là sotto. Cut, cut qualcosa. Ok, scendiamo. Sono sicuro che non accadrà nulla. La musica è cambiata considerevolmente. Buon salve. Oh, porca la miseria. Oh, super porca la miseria. Ok, 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 corri, corri. Dove devo andare? Sono accadute cose? Assolutamente sì. Ok, c'erano delle grate di fronte a me, quindi... Dobbiamo probabilmente rimuoverla. Vai, 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 vai. Perfetto, perfetto, perfetto. Ciccio, ripigliati. Ripigliati. Ok, ok, beh, lui non ci può seguire qua sotto. Potremmo metterci la mano. Beh, di certo non ha gradito. Mi sembrava un pochettino incazzetto. Ciccio, ce la ti devi appendere, bravo. Aspetta un attimo che io voglio fare il furbacchio. Dai, era chiaramente una zona in cui mettere del formaggio. Monitor di computer. Dove sto? Mi sta salendo un'ansietudine di proporzioni bibliche. Mi sa che stiamo entrando nella zona più cupa del laboratorio. Spavento. Buon salve. Allora, c'è un altro di questi interruttori. Beh, in realtà sono delle ruote per criceti. Ditemi se questo non fa parte di un esperimento. Quanto ci mette ad abbassare la porta? Oh oh. Sta arrivando il tizio? No! Aspetta! Mi serviva... Un altro mezzo centimetro. Siccome questi giochi me li consigliate di solito voi, se avete in mente qualche altro titolo veloce veloce da un episodio e via, fatemi un fischio, che poi magari li avranno già fatti tre quarti di YouTube di tutto il mondo. Che aspettiamo quella frazione di secondo in più. Ora vai, ora vai, ora vai. Perfetto. Beh, lui non ci può seguire. Ah, ecco, voglio ben dire. A meno che non abbia... Ah! Fatto cagare in mano, ciccio. A zampina rotta. Cavolacci tuoi, Non me ne frega se anche tu ti chiami Franco. Tutti i miei cugini si chiamano Franco. Mi sa che il nostro... Aia! Amichevole Franco di quartiere è arrivato. E volevo tornare a guardare e l'ha fatto fuori. Non penso di poter scendere. Aggrappati un po'. Oddio, che sto rumore. Che sto rumore. Inquietanterrimo. Ah, formaggio! Ciao! C'è la zona furbina, perfetto. Pezzo di formaggio numero 3. Vai, 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 vai. Non mi ferma nessuno. Dove vado? Ah, da quest'altra parte. E... salta sopra. Ok, sbonchete. Ed entriamo. No, sì, sì, questi ci stanno chiaramente guardando. Ciccio, ce la fai entrare nel buchino? Non è così difficile, mi dicono dalla regia. Ok, a posto. Devo aver attivato cose. Topolino. Bravo. Bravo, a posto. Beh, magari mi... Volevo scendere un attimino. Se devi ondeggiare a sufficienza. Che è sto rumore inquietante? Oddio, aspetta, direi da... Qui più o meno. Perché la profondità deve essermi nemica. Ok. Per un secondo avevo temuto il peggio. Cocanaglia. Non ti staccare all'improvviso. Niente. Successo niente. Successo niente. Mi sono giusto un attimino giocato le mutande. Oh oh. È tutto leggermente scuro da queste parti. Ah. Possiamo sollevare la grata. Che on. C'è luce fin tanto che la grata è sollevata. Ora ovviamente tornerà giù e io non vedo più una ciola di niente. Peraltro sto gioco è uber scuro. Oh marone, ma è scurerrimo. E adesso ovviamente questo giochino di luci e ombre si complicherà proprio una cifra. Ok, dobbiamo venire verso lo schermo. Da quello che vedo, vai, 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 vai. Salta, vai, 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 vai. Corri, 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 corri. Ok. Mi sa che dovevo andare un po' in là.
Probabilmente era un po' ambigua. Non me la fa rifare da capo. Ovviamente me la fate rifare da capo. Perché i checkpoint ci fanno schifo. Gioco, te lo giuro. Sparo la luminosità dello schermo al massimo. Così la registrazione non ne risente. Ma almeno riesco a vedere dove cocchio andare. Ok. Perfetto. Oh, ok. Non era. Maronne, maronne, maronne. Così tanto complicata. Ora resta l'ultima parte che ovviamente sarà eccessivamente complicata. Ok, 3, 2, 1, vai, 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 salta. Ok, e vabbè, sembra dritta. Sembra curiosamente molto dritta, vieni verso lo schermo. Ok, cioè l'ultima parte invece era quella semplice. Luce verde non promette bene. Ok, beh, dove sto? Buongiorno, no, dall'altra parte. Ah, adesso ho visto, c'è una sorta di porta davanti a me. Ah, potevate farlo un po' più scuro questo gioco? Buongiorno, è un interruttore? Come faccio a premerlo? Credo di averlo premuto. E mi sa che è un ascensore. Sì, si tratta di un ascensore. Maronne, oh, quanto sono intelligente. Ah, aspetta, come premo l'interruttore dell'ascensore adesso? Che succede? Oh, 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 sta arrivando il tizio. Aspetta, chiuditi porta, chiuditi porta. Oh mio Dio, siamo anche stati fortunati. No, non c'è nessuno. No, no, grazie, niente testimoni di Lon. A posto qua, Ed eccoci arrivati. Non ho più pallida idea dove. Aspetta, vedo una mela. Beh, almeno questa. Aspetta, 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 questa la possiamo mangiare. Sposta la scatola. Non potete avermi avvelenato anche una mela così anonima in un ufficio? L'hanno fatto, perché in realtà anche loro hanno un cugino franco che è stato assunto dalla ditta per nepotismo. Ma vabbè, dettagli. Allora, aspetta, che se ho visto bene c'era qualcosa di blu. Ok, sembra... Ah, è la tesserina? Boia, l'ho lanciata? Ok, prendi la tesserina. Quale lag? Non me lo dici? Mi serve ovviamente anche la scatola. Ciccio, la devi afferrare? Non è un concetto difficile? Hai superato prove molto più toste? Oh, il problema sarà quando dovremo fare tutto ciò. Non volevo prendere questo, ma vabbè, dettagli. Funzionato comunque. Mentre siamo inseguiti dal tizio. Ok, questo è un laboratorio. Questo è chiaramente tanto un laboratorio. La lucina rossa non è che mi ispiri troppa fiducia. Quindi evitiamo di farci colpire. Vai, e vai. Sicuramente ci sarà del formaggio in questa zona, è abbastanza ovvio. E... ah, ok, posso entrare qua sotto. C'ho ancora la tesserina, aspetta. Formaggio è la priorità assoluta. Ottimo. Però io continuo a portarmela via. Se c'è una sezione che mi richiede di salire. Signore, sono qua sotto, guardi la lucina blu. Oh, oh. Lo vedo, lascia qui la tesserina. Aspetta, no. Sto tirando di quelle testate di proporzioni bibliche. Devo capire qual è il punto esatto per... Ok, l'ho trovato. Ah, ma siamo in Giappone? Oh, porca miseria. Oh, porca miseria. Oh, porca miseria, dove devo andare? Aspetta, ho visto dopo, ho visto dopo, ho visto dopo. C'era il tubo. Siamo in Giappone perché sono quei cosi di emergenza che hanno tendenzialmente loro. Vedete laggiù? Peraltro ci sono anche i caratteri giapponesi, piccolo dettaglio. Ok, aspettiamo che si allontani. Dai! Ok, sali, 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 sali. Ok, qui non mi dovrebbe poter afferrare? Mio Dio, deve essere l'addetto al controllo degli animali? Ma sì, dai, guardatelo, lo avrete sicuramente visto in tutti gli anime che hanno una scuola o qualche altra struttura pubblica. Di solito sono fatti in questo modo. Cioè, non so cosa servono, magari contengono... Beh, cos'è sta porta? Ah, è una finestra in vetro. Così a random la musica è diventata molto più creepy. Nei commenti qua sotto scrivetemi cos'è che fanno. Cioè, c'è qualcosa dentro? Tipo, non lo so, le robe antincendio. Allora, è abbastanza ovvio che dobbiamo spaccare il vetro in qualche modo. Questo cosa fa? Vediamo un po'. Ah, alza questa porta, che si riabbassa molto rapidamente. Gioco, la musica è troppo creepy però, eh? Ah, ho capito. Dobbiamo spingere il carrellino di sotto giù per le scale e lo facciamo passare praticamente attraverso la porta. Anzi, dovrei forse poter bloccare la porta stessa. Mettiamolo vicino alla ruota per criceti. Così facendo devo... Ah, non si alza completamente. Ecco qua. Bloccalo. Vedete che non ci rimango intrappolato sotto. Senti, mi butto anch'io. Whee! Importante che non arrivi Capitan Furbizia. Aspetta. Sembrava troppo bello per essere vero. Ribadisco che questo è il topolino più forzuto che si sia mai visto in un laboratorio scientifico. Ok, aspetta. Vai e addio. Oh Dio, aspetta che mi faccio investire dal coso. Whee! Olè! A posto, alla facciaccia vostra i danni ve li pagate voi. Oh, oh. C'è una lucina rossa brutta e cattiva.
Ok, vediamo di passare qui per andare sopra. E olle. Cosa ho trovato? Un fiammifero? Come i fiammiferi? Perché ho i fiammiferi? Oh, per far luce, sì, questo l'avevo capito. Ah, ci sono i buchi brutti e cattivi. Ok, spegni il fiammifero, mi raccomando. Niente fiamme libere. Caccia la miseria. Oh, finché non ci sono... Stavo per dirlo, buchi sul pavimento. Ok, sono vivo per miracolo. Ovviamente il fiammifero, a prescindere, si spegnerà da solo. Allora, c'è un tubo furbino. Aspetta, aspetta, vai, 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 vai. Hanno messo le telecamere qua dentro. Allora, dobbiamo saltare dall'altra parte. No, corri, 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 ce la faccio, ce la fa... No, non ce la faccio. Il lato positivo è che la musica horror si è effettivamente placata. Vai, 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 vai. Posso salire qui? Ah, sì, ok, è la direzione giusta. Ok, ora siamo tanto, aiutatemi a dire tanto, all'interno del laboratorio. E questi topi sono morti da un bel po' di tempo. Io la butto là, non fanno esperimenti solo sugli animali? Oh, Gesù. Perché ci sono teste stranissime qua in parte? Le vedete anche voi? Siamo tipo delle gigantesche maschere. Oh, qualcosa è fuggito. Aspettate, se il tizio che ci sta inseguendo fosse uno di loro... Oh, è interamente possibile. Magari hanno anche trucidato gli esseri umani. Oh, Dio mio. Forse ci sta inseguendo perché è affamato, vai a sapere. Che non sappiamo neanche che tipo di laboratorio sia. Aspettate che tengo sotto controllo la situazione. Si sa mai, ogni tanto mi tira... Oh, di quelle lagate assurde. Topi sempre più grandi. In effetti, sì, forse stanno clonando... E modificando il genoma stesso dei topi. Fate schifferrimo. Mamma mia, questi non c'ha manco la pelle. Ma sono vivi? No, sono chiaramente molto ma molto mo... Rti! Ma mi prendi per il cuculo. Ok, uno di loro è ancora troppo vivo per quello che mi riguarda. Guarda, ok, si è messo a dormire lì. Forse posso fare il giro al di là di quei cilindri. Vediamo un po' se ce la faccio. Ah, quando si brutte, quando si brutte. Volevo se bene. Beh, non posso. Non posso. Però posso bloccarmi sopra. Il gioco dice non ci sono problemi. Aspetta un attimo che controllo bene, che magari mi è sfuggito. Ah, questo mi era sfuggito, aspetta. Bravo. Ok, che ci sia formaggio. Ci sarà sicuramente formaggio nascosto. Devo smetterla di saltare così in alto. Altrimenti... Ok, rischiamo di rimanere bloccati. Ok, siamo sopra il topolino. Aspetta, 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 saltami di qui perché ho bisogno di essere più in alto, altrimenti... Non riesco a saltare. Ok, di qua. Oddio, non vado? Posso saltare di là in tutta sicurezza? Vai! Oh, marone, oh, marone, oh, marone, aspettate. E... Vai! Ok, e tubo! Perfetto. Probabilmente, sì, lì sicuramente ci sarà stato del formaggio. Aspetta, controllo. No, qua sopra non possiamo andare. Uiii! Mio Dio. È tutto molto più creepy di prima. Aspetta. Ho pensato dopo che potesse esserci uno di quei cocchi di topi. Ciccio, devi salire sopra. Oh, qua c'è sicuramente qualcosa. Aspetta, passa da sopra. No, mi aspettavo tipo uno di quei ragni. No, la zona sembra curiosamente tranquilla. Oddio, mi caco. Oddio, mi caco. Sboinchete, sboinchete. Oh mio Dio. Il gioco vuole farmi star tranquillo, ma io tranquillo non lo sono manco per il cocchio. Ok, sono sopra, aspetta. Credo di essermi compenetrato male con una delle gabbie. Perfetto, e salta dentro. Oh, siamo dall'altra parte? Mi sa di... Ah, di sì! Porca miseria, super uber arrabbiato. Vediamo se riesco a fargli lo stesso scherzone. Ci fosse una trappola. No, sono tornato qui. Ah, ho aperto la porta. Ok, ok, ok. Ancora i fiammiferi sono ritornati. Ok, tieni d'occhio il pavimento. Che succede? Oddio, non mi dire che sta arrivando il bastardo. Oh, buchi sul pavimento. Non mi pare la cosa più normale della vita. Ma chi sono io per giudicare? Oddio, dietro di me, oddio, dietro di me. Aspetti, signore. Si placchi un attimo, non vado. Ok. Sembra che non mi abbia seguito fin qua. Ma dai! Mi piace che sono morto col fiammifero in bocca. Ah, ok, non devo rifare tutto da capo. A quanto pare era un topo molto, ma molto fumatore. Ok, devo stare nel punto cieco della telecamera. Qui non riesco a capire cosa voglia della mia vita. Aspetta, direi sempre punto cieco. Ah, ok. E da quest'altra parte c'è un'altra telecamera che fa un giro furbino. Però se sto vicino qua... Oh, oh, inquadra la ruota. Ok, dobbiamo salire sulla ruota, azionarla e levarci dalle balle quando ritorna la lucina rossa. 3, 2, 1, via, 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 via. Ah, tanto la porta è a scendere, quindi praticamente non perdiamo progressi. Temevo che arrivasse il tizio da un momento all'altro e quindi questa parte sarebbe stata decisamente molto più difficile. A parte che potrei tipo saltare. Ah, vedi, 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 vedi. Devo avere più fiducia
per quanto riguarda la mia abilità di topo. Ok, dovremmo essere prossimi al finale ormai. Per quanto l'ultima parte mi ha messo un'inquietudine assurda col tizio che ti inseguiva e i buchi sul pavimento. Ok, tesserino, ottimo. Ok, devo andare lassù? Ah, razza di idiota, ti serve la scatola. Il problema principale di questo gioco è che durerà una mezz'oretta, più o meno, e te lo fanno pagare 10 euro per mezz'ora di gioco. Mi pare un attimino eccessivo, Sviluppatore, avanti, su, ho capito volerci guadagnare, ma il giusto, cioè, quando hai preso 2 euro onestamente ne hai presi anche troppi. Ale, ottimo, aspettate, volevo guardare, non vedo se c'è formaggio là sopra. Prendi questo, vai, portatelo via in caso di necessità. Oh, oh, ma che brutta zona, ragazzi, non è un'arena, vero? Non è che devo combattere, è che è uno spazio chiuso. No, la chiave, aspetta, ridatemi la chiave, si è buggata male. Probabilmente possiamo di nuovo fuggire dal laboratorio. Che poi cosa cocchio ci sono venuto a fare io qui dentro? Stiamo salendo veramente un sacco. Non vorrei che Capitan Furbizia mi arrivasse alle spalle all'improvviso. Vediamo un po'. No, questa porta non si è aperta, solo quella da questo lato. Che brutta zona. Cosa c'è? Vedo lucine verdi. Vedo cose che si muovono. A quanto pare qualcuno sta venerando una sorta di macchinario. Ma è Culacchione, era quello che ci stava inseguendo. Cos'è quel liquidume verde dentro il macchinario? Preferisco non saperlo, qui hanno chiaramente fatto esperimenti brutti, ne. Allora, dobbiamo salire, lì sopra, aspetta un secondo. C'è un interruttore da attivare, olle. Direi che mi ha sentito, ma poppo leggermente. Corri, corri, scappaccia il Nemesis. Porca miseria, mi sono bloccato sotto. Ah, che è stato? È venuto giù tutta la parete all'improvviso. Ok, ci sono anche le telecamere. Oddio, oddio. No, la trappola non l'avevo vista. C'è di tutto a terra. È il laboratorio più disordinato che io abbia mai visto. Ok, è abbastanza ovvio che sia tipo lo scontro finale. Oddio, ma la telecamera è troppo un incubo. Aspetta. Vai. Come tu stai rasente la parete. E occhio quando vedi qualcosa a terra. Corri. Vai. Dove poi era? Era da queste parti la trappola. Eccola qui. Perfetto. Sono trappole dovunque. E vabbè, anche una fetta di culo, tanto che ci siamo. Ok, ce l'ho fatta. E vabbè, è distrutto tutto e ci è passato attraverso. E che è sto topo? È assurdo. Signore. Ah, ma siamo fuori dal palazzo. Gli è salito il momento I believe I can fly. Oh, sono di nuovo al freddo e al gelo. Piccolo stellino. Aspetta che vedo se il tizio è sopravvissuto. Signore. Sperando di non prendermi un jumpscare. Ancora una di quelle strane maschere di animale. Beh, non vedo il cadavere del tizio da nessuna parte. Dov'è? Dove poi è caduto lui? Ok, dobbiamo trovare un altro riparo, sperando che non ci afferri. Ah, eccolo qua. Ti cianci con orecchia, porca la miseria, maledetto umano fastidioso. Beh, è praticamente a petto nudo. Volevo vederlo in faccia. Mi domando se lui sia davvero frutto dell'esperimento. Noi lo siamo sicuramente. Che un topo con queste abilità non si è mai visto. Sì, siamo fuori dal laboratorio scientifico. Probabilmente conducevano questi esperimenti nel seminterrato. Ah, ed è finito. Titolo abbastanza misterioso, questo è poco ma sicuro, ma questi giochi di origine asiatica pseudo-horror di solito, è già tanto che sia finito bene, non sono molto lunghi e rimangono sempre un po' criptici. No, non mi dire che sono troppo stanco. Aspetta, c'è un numero. Rat numero 978, no, 778. Ma sono morto per il freddo, ma come? Ah, ero entrato per procurarmi del cibo, ovvero il formaggio. Se non te lo mangi tutto, probabilmente non sopravvivi. Quindi devo ritornare dentro. Oh oh. No, non ci credo. Mister Accetta è ancora vivo. E lui aveva mangiato tanto formaggio, probabilmente. Vediamo un po' che non si alzi all'improvviso. E... dai, so che lo vuoi fare, Mastro Lee. Era molto vivo. Era tanto tanto vivo. Rat Cage. Ditemi che devo ritornare in partita, che c'ho proprio una voglia. 1-4-3-3-1-4. Quindi ne ho lasciati 3 nella prima zona e 3 nell'ultima. Deduco che quel numero indichi per l'appunto la location dei formaggi. Mettiamola così. Ah, c'è la selezione dei capitoli. Oh, perfetto. Così non devo rifare tutto da capo. Grazie, gioco, molto gentile da parte tua. Ok, è l'alba di un nuovo giorno. Per me ci è voluto troppo tempo. Do per scontato che il topolino, invece che schiattarmi male nella neve, riesca a sopravvivere. E vi sono tutti felici e contenti. Ma non è quella orecchia ciancicata. Ammetto, mi ha fatto un po' senso. Ah, no, vabbè, ragazzi, non avete idea di quante antiporchi ho dovuto tirare per trovare tutti i pezzi di formaggio. Alcuni erano veramente nascosti in culolandia.
Ad ogni modo, signori, per questo giochino è tutto. Una volta tagliato il video sarà durato poco più di una mezz'oretta. Ribadisco che per 10 euro, sì, avete chiesto anche un po' tanto, eh. Però dai, l'importante è essere riusciti ad arrivare alla fine. Peccato per la lore che alla fine in te spiegano nulla. Mi piacerebbe che si impegnassero un po' più nella realizzazione di questi piccoli giochi indie. Quindi, per questo episodio è tutto, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi intrappolo in un laboratorio. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!